Amiche e amici di Rossini TV, siamo arrivati alla seconda puntata di Masterfish. Avete seguito la prima puntata, vi siete divertiti, volete sapere chi saranno i concorrenti e soprattutto chi la spunterà in questa seconda puntata? Roby, te sei pronta? Noi siamo alla Baita, il secondo dei ristoranti previsti nella nostra gara. Siamo qua, stiamo aspettando il pubblico e intanto due battute facciamole. Sei pronta? Paolo, come faccio a non essere pronta con un maestro d'eccellenza come te? Io sono nata pronta, mi hai istruito benissimo, quindi guarda, questo ruolo ormai mi calza a pennello. E poi devo dire che mi sei anche un po' mancato, eh? Hai studiato tutto nei dettagli, quella dispensina che ti ho dato. Che cos'è Masterfish? Allora, Masterfish è un programma che cerca di promuovere le eccellenze marchigiane del territorio, anzi ti dirò di più, della nostra provincia, della provincia di Pesaro Urbino, perché abbiamo dei ristoranti magnifici e quindi è giusto sponsorizzarli di più. Vediamo se riesco a darti 24. Qual è il sottotitolo di Masterfish? Il pesce va? Il pesce va in onda. Un 24 te lo meriti tutto, dai, poi per il 30 ne parliamo più tardi, va bene? Abbiamo catturato, prima che si scateni la bagarre, perché qui quando arrivano poi si scatena la bagarre, Gina, la titolare del ristorante La Baita, che non è una cosa che è nata ieri, insomma, o che sono due giorni che fa questo mestiere, vero? 73. Allora, 72-73, che i miei genitori hanno sempre avuto la trattoria, che comunque hanno sempre fatto questo lavoro, io sono nata con loro. E quindi io comunque ho aperto questo ristorante dall'84, che comunque era una cosa impensabile che non avrei mai pensato di fare. E poi è venuta fuori questa cosa, che sono 35-36 anni che stiamo qua. È una cosa che noi rispettiamo nell'interesse dei nostri genitori e pensiamo di farlo nel modo più semplice possibile. E sicuramente questo approccio che avete dato a questa eredità e a questa voglia di trasferire l'eredità dei vostri genitori è un approccio che è piaciuto. Prima di tutto lo dimostra il fatto che il ristorante è aperto da tanti anni e poi non è solo aperto, ma è anche famoso, rinomato e viene anche un sacco di gente. Certo, e quindi penso di poter fare nel più semplice possibile di tutte le cose che si possono fare nella semplicità, non nella... di quello che non possiamo creare, nella semplicità delle cose. Allora Roberta, siccome hai studiato bene, io lo so cosa stai facendo già con tutte queste cose qua, cosa devi fare adesso? Vado a consegnare il kit agli chef in gara, Fabio ed Eleonora. Mi raccomando ragazzi, una volta consegnato poi non si torna più indietro, eh? Vado! Thank you.
Siamo con lo chef Tony. Allora Tony, qua abbiamo preparato anche quest'anno due piatti grandiosi e hai già ragionato grandiosi, vediamo dopo. Vabbè, lo facciamo decidere al pubblico, però diciamo bravo. La scelta si è orientata verso due piatti importanti. Sì, due piatti che non sono tradizionali nostri, però adoperiamo i materiali che ci dà il porto con un po' della campagna abbiamo sfruttato. E cioè faremo, dico tutto, tagliatelline con il canestrello e il fungo porcino. Il secondo invece è la nostra sogliola alla poretta con un contorno di ceci di San Sisto. A completamento del menù, quello con i piatti in gara, ci sono dei piatti supplementari, come da tradizione di Masterfish. Chi meglio di Massimo Pandolfi ce ne può parlare? I due piatti che sono stati portati extra menù concorso sono dei piatti molto tradizionali per i pesaresi e per il porto. Il primo è tradizionale con i carciofi e quindi verdure e pesce, ci sta sempre bene. Carciofo speciale e quindi i carciofi con i cefali, con il cefalo che è pure un pesce molto comune anche qui al porto. Ma il secondo piatto che si hanno portato è veramente speciale come qualità e come caratteristiche, ma è speciale anche come storia e tradizione, ed è quello delle trippette di rana pescatrice, di coda di rospo, chiamiamole in diversi modi, che a onta del nome sono un prodotto delizioso che viene riscoperto spesso nella ristorazione di mare di grande qualità, cioè è conosciuto. Una volta era popolare, addirittura i pescatori spesso si tenevano come il fegato di coda di rospo, no, vero Otello? Si tenevano i fegati per fare i piatti più prelibati, come il fegato di coda di rospo con le cipolle che facevano anche nei vecchi ristoranti nostri di qualità. E poi le trippette sono un po' come una parte interna, ma è una carne molto morbida, molto ricca di connettivo, e quindi quando viene cucinata in questo modo, e qui sono cucinate benissimo aglio e pomodoro praticamente, possono essere anche più articolate, ma si sente il suo profumo di mare e si sente anche la tenerezza, si può dire, tenerezza della carne con un sapore eccezionale. Tornando ai marinai che si tenevano per loro, era una tradizione nota a Pesaro e Fano, che specialmente per le grandi razze, la razza è un pesce duro, un pesciaccio, quando è di 4-5 kg, prendevano gli stomaci, li mettevano a delle reti, ne facevano un canestro, li trascinavano per 24 ore dietro la barca fino a renderle tenere dal profumo di mare meraviglioso. Allora Tony, questo è il momento in cui la tensione sale alle stelle, perché chiaramente i due concorrenti magari avranno qualcosa, qualche preferenza sui piatti, ma a questo punto arriva la designazione ufficiale, chi farà cosa. Naturalmente noi lo diciamo davanti alle telecamere, ma in sala non sapranno niente, perché in sala loro dovranno votare il piatto e non il concorrente, poi scopriranno dopo chi hanno votato, ma noi alle telecamere lo diciamo e diciamo che... Allora, l'Eleonora farà una tagliatella con il canestrello e il fungo porcino, mentre Fabio farà le nostre sogliole alla poretta con un contorno di ceci di San Sisto. Adesso andiamo a vedere se sono soddisfatti. Allora, dici Eleonora, sei soddisfatta del piatto assegnato dallo chef?
Decisamente sì, perché effettivamente la tagliatella mi piace tanto farla, quindi molto contenta. Un po' emozionata, ma molto contenta, sì, decisamente. Sei anche un po' agitata? Tanto. Una bella adrenalina, come dicevo all'inizio, una bella esperienza, sarà veramente una bellissima esperienza, molto, molto bella. E tu Fabio, cosa ne pensi del piatto assegnato dallo chef? Sono contento che mi abbia assegnato le sogliole, è un bel piatto, non arriverò mai all'altezza dello chef, però ce la metterò tutta, sono contento, sì. Speriamo di divertirci. Bravo, in bocca al lupo ragazzi! Wow, ci siamo, entriamo nel vivo della gara. Sto per entrare nella cucina e vedere che cosa combinano gli chef. Ecco la prima chef in gara, Eleonora. Ciao Eleonora, come sta andando? Molto bene, veramente una bella serata, una bella emozione. L'ambiente è meraviglioso, il cuoco è una forza unica, quindi sta andando bene, l'esperienza è veramente positiva. Allora, ti chiedo di ricordarci il tuo primo piatto, che è il primo piatto in gara. Allora, sono tagliatelle con i funghi e i canestrelli. Ok, facci vedere un po' che cosa stai preparando. Abbiamo già le tagliatelle pronte, quindi adesso le devo mettere in acqua ed è già pronta il sugo, dove c'è quindi olio, i funghi porcini, il canestrello e questa spruzzata di prezzemolo finale. E adesso sta andando, che lo stiamo finendo di cuocere. Mi verso il primo vino e anche il secondo, comunque sono verdicchi di Matelica. Il verdicchio di Matelica, il cerro, è della cantina Belisario e noi stiamo per degustare questo vino che verrà poi abbinato al primo piatto che verrà valutato da una giuria, questa popolare che sta mangiando e votando. In pratica questo vino viene abbinato con la tagliatella, col canestrello e i porcini. Beh, un'aria di mare, di montagna. Comunque questo vino è molto interessante perché ha dei profumi che vengono dalla montagna. Siamo nella Valle Camertina e nella Valle Camertina c'è una posizione molto importante che è nord-sud, l'unica valle che corre parallelo all'Appennino. Tutte le altre valli nelle Marche corrono verso l'Adriatico a pettine. In questa vallata, nel Miocenico, c'era un mare interno salato. E allora questo vino ha dei profumi molto sottili, molto eleganti, che vanno dal calcare, quindi minerali, e anche dai fiori, e il gelsomino, ma soprattutto voglio proprio imprimere un discorso sulla mineralità. Se voi andate a Matelica c'è il Museo dei Fossili, ancora lì, ancora si trovano i fossili. In questa vallata che corre parallelo all'Appennino abbiamo anche l'esposizione, siamo vicino all'Appennino, siamo
su un microclima continentale, di notte molto freddo, di giorno molto caldo, quindi l'escursione termica dà all'acino del vino questa sensazione piacevole di eleganza. Profumo di cedro, quindi agrumato, di fiori, di agrumi, ma anche tiglio, ma anche ancora calendula. E poi ci sono dei profumi che vanno verso il mare, verso il mentolato. È un profumo mentolato, è un profumo fresco. Quando lo mettete al palato e masticatelo un po', sentirete addirittura, e ve lo invito a provare questo Matelica, e avete una sensazione veramente di sapidità, di freschezza, di acidità, ma soprattutto di persistenza aromatica. Questo è il vino che verrà abbinato, ripeto, alla tagliatella con il canestrello e il porcino. Ragazzi, uno spettacolo, non vedo l'ora di assaggiarlo in anteprima. Che profumo! Fabio, sei pronto per il secondo piatto? Ciao, siamo quasi pronti, stiamo facendo le sogliole La Poretta, che sono praticamente sogliole pelate sulla schiena con una base di olio, prezzemolo, aglio, acqua e vino bianco. Perfetto, ti senti la vittoria in pugno? No, però con un contorno di ceci al rosmarino potremmo quasi quasi farcela, speriamo. Ascolta, io l'ho fatto per la prima puntata e lo vorrei fare anche per la seconda. Posso assaggiarlo una volta che l'hai finito? In anteprima? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io non resisto, l'ho già detto, lo provo, Vado ragazzi, posso non provare? Non resisto ai ceci di San Sisto. Allora, io ragazzi vi rubo il piatto, ho rubato il piatto, vi metto qui in disparte, non voglio disturbare lo chef in gara. Ricordiamo, questo è il secondo piatto di Fabio. Ho già provato i ceci di San Sisto, sono spettacolari, e io adesso mi vado a provare anche la sogliola. Il secondo vino, siamo sempre l'azienda Belisario, e questo è il Cambrugiano, e questo è un Matelica, un verdicchio di Matelica Riserva, denominazione origine controllata e garantita, un 2018, anzi 17 o davanti, meglio ancora, perché il verdicchio di Matelica si prolunga nel tempo e nel tempo diventa sempre più importante, acquisisce dei profumi particolari e nel tempo, perché il verdicchio di Matelica è un rosso vestito di bianco, ha un estratto secco molto importante e quindi è longevo,
è longevo quasi come un rosso e quindi abbiamo dei profumi, guardate, è un colore, un giallo che ha dei riflessi verdi, quasi smeraldo, e quando lo mettiamo al naso sono dei profumi di mandorla, dei profumi evoluti sicuramente, e dei profumi di erba cedrina, di, direi anche di calendula, di curcuma, di timo, ci sono delle spezie dentro, ma alla fine quando lo mettete in bocca veramente avete uno squasso, avete una sensazione veramente molto intensa, e questa sensazione è ancora di fossili, di calcare. Siamo ancora nella Valle Camertina, questa sensazione di persistenza di bocca è veramente molto interessante per l'abbinamento, il secondo abbinamento, che sono le sogliole alla Poretta. Alla Poretta siamo tra i due porti, siamo alla Baita, è una ricetta direi è una ricetta storica del porto di Pesaro, e l'abbinamento è proprio con i ceci di San Sisto, che vengono messi insieme a dare un contributo di campagna, di sapidità a questa sogliola. E mi viene in mente anche un vecchio piatto pesarese, che è proprio i patacucci con le seppie e le vongole e anche i piselli. Beh, questo è il secondo vino, è il Cambrugiano, uno dei migliori vini che abbiamo sicuramente nella nostra regione Marche. Finalmente sono in mezzo al pubblico. Allora adesso chiedo un giudizio sui piatti in gara. Quale è preferito, il primo o il secondo piatto in gara? Tutti e due molto gustosi, molto buoni. Il mio gusto, il mio palato, il mio piacere mi porta più sulla sogliola, che è un pochino più spinta di sapori, è più aggressiva, è molto più comunque armoniosa rispetto alla pasta, che era comunque tirata benissimo, la salsa era molto buona, però il mio giudizio va alla sogliola. E allora, questa bella signora, chiedo com'è andata la cena? La cena molto bene, tutti accostamenti nuovi per noi. E infatti stavamo discutendone adesso con un mio carissimo amico, perché tutti i sapori veramente nuovi, ma delle belle sorprese, delle buonissime sorprese soprattutto. Quindi direi bene e niente da dire. Quindi è stato di gradimento? Molto di gradimento, soprattutto anche l'accostamento con i vini. E quindi insomma era tutto veramente gradevolissimo e al top. Viva le Marche! Siamo stati molto bene, abbiamo gustato i due piatti, abbiamo deciso poi, non si può dire il volto, giusto? Abbiamo deciso la nostra scelta, che più o meno è stata per tutti uguale, quindi vedremo poi come sarà il risultato. Bene, molto bene. Ottima compagnia, ottimi piatti, abbiamo mangiato veramente bene. E che dire? I vini, accostamenti eccezionali, ci siamo trovati veramente veramente bene. La serata è andata benissimo, è una vita che non mangiavo veramente, piatti accostati con un vino così, cioè è stata
un'esperienza esagerata, era veramente tanto che non mangiavo e non sentivo determinati gusti, soprattutto con i vini che abbiamo sentito stasera. Veramente piacevole, poi con l'amicizia nostra e la Baita, un ristorante storico di Pesaro, veramente bellissima serata. Sono riuscita a sedermi. Cosa stai facendo? Mi stai rubando il mestiere, tra l'altro non me la racconti giusta. Cosa fai in cucina? Sei sparita, finalmente ti rivedo. Oh, allora, siccome ti rivedo finalmente, adesso ti do un incarico. Indovina qual è l'incarico? Devi spiegare le schede del voto. Allora, queste sono le schede voto. La prima è la scheda tecnica per la giuria, la seconda invece è la scheda per tutti i commensali presenti in sala. Ovviamente, come potete vedere dalla scheda, la votazione è facilissima: piatto 1, piatto 2 in gara. Basta mettere una semplice croce sul piatto preferito. Sì, noi avevamo, hai detto benissimo, noi avevamo pensato all'inizio di fare tutta una scelta sulla presentazione, poi alla fine abbiamo detto ma quello che vi piace di più è la cosa più semplice, però attenzione perché ci sono dei pesi diversi per i votanti, perché ovviamente il pubblico, come dico sempre, mangiante e votante, è più numeroso della giuria, e allora viene fatta proprio una valutazione dei pesi diversi dei voti, e in più c'è anche, e qui le schede non ci sono perché è tutto nel loro cervello, c'è anche una supervisione da parte di Otello Renzi e in questo caso dello chef Tony, che alla fine supervisionano un po' tutto e danno la loro autorizzazione al responso delle giurie. Questo è quello che succederà. Queste sono le nostre schede, adesso Roberta le va a portare a tutti i commensali e a tutti i giurati, e fra un po' avremo il risultato e potremo dire chi dei concorrenti passa il turno e chi invece Masterfish se lo vede finire, per chi Masterfish finisce qua. A questo punto proclamiamo come risultato della differenza tra le giurie, la giuria popolare, diciamo, del nostro pubblico, dei commensali, la giuria tecnica e la supervisione dello chef e di Otello Renzi, ha decretato vincitore il piatto preparato da Fabio! Siamo col vincitore Fabio Missiroli con le sue sogliole, la porretta coi ceci, insomma hai sbancato, sei contento? Sì, contentissimo, anche perché penso di essere arrivato abbastanza vicino al piatto dello chef che fa in questo ristorante, ma fate complimenti pure lui, quindi sono soddisfatto, molto soddisfatto. Il pubblico ha apprezzato, naturalmente adesso ci si prepara per la finale, però io ti ho già sentito chiedere aiuto alla concorrente che hai sconfitto, c'è grande partecipazione, grande clima, grande complicità. Molta collaborazione, penso che venga a darmi una mano e mi fa molto piacere, assolutamente sì. Eleonora Giunta, non ce l'hanno fatta le tue tagliatelle a conquistare i nostri commensali, mannaggia, per poco, posso confessarti che è per pochissimo. Ma io sono comunque contenta perché è stata un'esperienza molto bella,
In cucina c'è un'atmosfera bellissima perché è molto conviviale, molto rilassata. Poi lui è speciale e quindi va bene così. L'importante è che siano piaciute e se uno ha perso pazienza, non è un problema, assolutamente. Io mi sono divertita. Però ho sentito che Fabio ti ha chiesto aiuto e complicità anche per la finale. Esatto, io ho dato il mio consenso perché comunque con una serata del genere non si può non dare il consenso, quindi se mi vorrà il 14 io sono pronta. E allora li vedremo entrambi in questa finale, naturalmente uno come detentore del titolo e l'altra come aiutante chef. Ma assolutamente sì, io aiuto e quindi va bene, va benissimo. La giuria di qualità era composta da personaggi straordinari, tra cui Risiero Severi, il re del cece, Risiero. Vai, del cece, dei legumi, dell'entroterra. Mi fa piacere che ha vinto questo piatto dove c'è l'abbinamento mari e monti, perché noi da tanto tempo ci spingiamo sempre per la valorizzazione dell'intero territorio, non solo il mare ma anche l'oltreterra, che penso che se si mette insieme questi due prodotti veramente riusciamo a far conoscere bene il territorio da Pesaro fino al Monte Feltro storico. Ricordiamo che Risiero Severi è stato l'ideatore e in qualche modo l'animatore fino a un paio d'anni fa di una cosa che era la festa del fungo di San Sisto, che adesso da un paio d'anni si è fermata a causa del Covid, e quest'anno mi dicevi che si è fermata anche perché di funghi non ce n'erano tanti. Sì, vedi, io sono stato quasi uno dei promotori perché più di 50 anni, no, due o tre di più, ero piccolissimo, andavo all'asilo, già contribuivo alla reazione della festa. Quest'anno più di tutte la preoccupazione è stata quella del Covid, perché noi come iniziativa per organizzare la festa dobbiamo farla verso giugno-luglio. In quel periodo ancora i contagi erano molti, anche la sicurezza c'era molta restrizione, e avevamo deciso di non farlo anche per cercare di non propagare un po' i contagi invitando la gente. Dopo più avanti c'è stata un po'... siamo anche rimasti male perché dopo 53 anni non riuscire a farla ci dispiaceva, però c'è stato anche il problema che quest'anno un anno di siccità così che non c'è stato niente. Vediamo anche adesso con i tartufi, purtroppo ce n'è molto poco, che la nostra zona è molto ricca come quella di Sant'Angelo, di Acqualagna, e che vedi come quantità di prodotto è quasi più da noi che dalle altre parti dove fanno la festa. Luca Senesi dalle pagine del Corriere Adriatico ci racconta qualcosa su questa cena a questo punto. Sì, no, è stata una gran bella serata, anche una gran bella cena. I due piatti erano un primo e un secondo da valutare, oltre chiaramente a tutti gli altri che abbiamo assaggiato, e sono convinto di quello che ho votato, però chiaramente ho apprezzato entrambi tutti e due. Notare la correttezza di Luca, che non ci svela per cosa ha votato e che dà comunque un responso da giornalista super partes. Col presidente Antonio Centocanti stasera quasi un protagonista della serata, perché naturalmente i vini che Hotel Lorenzi ha scelto erano i suoi, però non dimentichiamoci anche di questa novità del Brand Food Marche e insomma in generale di tutto questo che le Marche stanno escogitando in campo agroalimentare. Sì, ma soprattutto cerchiamo di dare un'identità forte al territorio Marche, che sia più conosciuto nel mondo, in Italia, in Europa, nel mondo assolutamente, con le sue eccellenze. È una regione straordinaria, può competere non nella quantità ma nella qualità delle sue produzioni, però bisogna farle conoscere, bisogna mettere insieme il turismo, l'enogastronomia, avere un po' delle società che fanno promozione, che organizzano eventi, ecco, tutte queste cose le stiamo facendo tramite queste associazioni, con la Regione Marche che logicamente ci aiuta. L'importante è mantenere, essere uniti, continuare a essere uniti, lavorare insieme
e pensando che il vicino non è un concorrente ma è un nostro partner per andare a promozionare i nostri prodotti. Dunque c'è un po' da crescere anche sotto l'aspetto un pochettino mentale. Questo con le nuove generazioni ci sta aiutando molto, insomma, questa mentalità un pochettino più aperta stiamo insomma aiutando. Poi ci sono delle leggi nuove come l'enoturismo, dunque l'accoglienza, anche qui dobbiamo migliorare tanto, però stiamo camminando velocemente, siamo molto fiduciosi, l'importante è che siamo convinti in quello che facciamo, ci investiamo sia economicamente anche come risorse. Le strappo un apprezzamento per la nostra iniziativa e per la nostra trasmissione, che mi sembra sia perfettamente in linea con tutto quello che lei ha appena detto. No, è un'iniziativa unica, non mi è mai successo, ma è bellissima, assolutamente bellissima, ma anche vedere lavorare insieme ristoranti diversi così, con uno spirito proprio di unione, ma la trovo molto apprezzabile, molto bella. È finita la puntata. Vai Paolo, però tu non mi avevi detto. Lo so, è finita adesso. Aspetta. Allora, aspetta. Ragazzi, no. La puntata è finita. L'appuntamento è alla prossima settimana. Il ristorante sarà un altro. Noi da qua abbiamo chiuso, abbiamo finito. E si conclude adesso la seconda puntata di Masterfish. Il pesce va in onda.